Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Dust. Ci eravamo lasciati dal primo checkpoint. Avverto che i video saranno tutti abbastanza corti perché il video lo fermerò ogni checkpoint. Quindi iniziamo, continuiamo la nostra puntata e vediamo cosa ci dice. Ah, ricordiamo che da qua ogni checkpoint si autosalva, però potete fare con W un salvataggio personale. Andiamo avanti, vediamo cosa ci porta questa nuova puntata. Allora, vi dice una combo iniziale. Tutta a tasto sinistro del mouse, molto semplice. I mostri all'inizio sembrano molto facili da battere. Si vede più avanti, ok, altra combo. È da eseguire molto velocemente, se no non funziona. Ecco, catena interrotta, ok. Ci interrompono le combo. Oh. E deve essere proprio veloce a farla, se no non te la fa la combo. Eccola qua. Infatti quel saltino all'indietro è molto comodo quando sei in una massa di nemici. Perché fai tipo con knockback, butti indietro. Ok, questa dovrebbe essere l'alzata. Ok. Allora, S è per abbassarsi. Voi potrete fare questo. Boom. Alzata e botta giù. Anche se penso che quella sarà fatta alla fine di una combo specifica. Ok. Non potremo andare né avanti né dietro. Si formeranno dei muri ogni volta che ci sono dei mostri. Come tutti i giochi di platform. Ok, lei ci dice che c'è un tesoro da qualche parte e questa è un'abilità nuova. Tempesta di Dust, vediamo di cosa si tratta. Di cosa si tratterà? Non è male. Hold the secondary attack to perform the dust storm, but beware. Skilled as you may be, you cannot maintain the storm for Ok. long without hurting yourself. Quindi se esageriamo ci That famo danni. means maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Ok, loro lo disegnano come il tasto laterale del mouse, invece basterà anche la rotella superiore. Please contain yourselves as I demonstrate. Ok, adesso ci dimostra la sua abilità. A vederla è molto scarsa. That was very Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. Speriamo non so tutto è così. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Vediamo in che modo. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. C'era qualcosa sotto. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Vediamo la dimostrazione. Vediamo questa dimostrazione. Cavolo, la potenziate molto. Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You Ok. can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain. Which will Ok. yield bonus experience after each Quindi battle. ci dà esperienza in più se facciamo delle buone combo lunghe anche con Fidget. However, if you are struck by an La enemy, catena si the interrompe. chain will be broken and you will lose your bonus experience. Ok. All right, I think I understand. Dovremmo aver capito anche noi. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Capito, ci prende pure in giro. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Ok. Fidget. È davvero potente come tecnica. Non so che è successo. Vabbè, ogni tanto mi si abbassa perché la sto tenendo in modalità finestra. Quindi vi consiglio di tenerla a tutto schermo.
Perché c'ha il bug solito dei bordi che esci fuori e spingi qualche cosa sulla barra dello start. Ok. Olè. Oh, ho fatto qualcosa di nuovo che non sapevo. Vabbè. Poi ce lo diranno più avanti. Olè. Siamo arrivati già al nuovo checkpoint, quindi questa puntata penso sarà davvero corta, forse 5-6 minuti. Allora, spero vi piaccia il gioco, spero vi piacciono le altre serie. Abbiamo saltato un pochino di giorni di registrazione perché abbiamo fatto, diciamo, dei cambi col PC e tutto il resto, e spero serviate la serie. Grazie a tutti, alla prossima!